2014 non si sono fatte attendere le prime stangate, soprattutto sui pedaggi, ma ne parliamo con il responsabile ad hoc della UIL, Gianluca De Cunzo. Allora, i primi rincari non si sono fatti attendere, soprattutto per quanto riguarda i pedaggi autostradali. Sì, purtroppo anche il nuovo anno inizia con degli aumenti, in particolare con quelli delle autostrade, che sono aumentati in media del 3,9%, con punte anche dell'8% per alcuni gestori. Quindi, tenendo in considerazione la circostanza che le nostre merci viaggiano su gomma, questi aumenti a catena si andranno a riverberare sugli altri prodotti. In aumento anche i servizi postali? Sì, l'Agicom ha autorizzato l'aumento del costo della raccomandata ordinaria e della posta prioritaria, anche se in merito a questi aumenti Poste ha dichiarato di non adottarli in quanto c'è maggiore concorrenza in questo settore e quindi i prezzi tendono ad essere più bassi. Non sarà risparmiata neanche l'energia elettrica? Sì, purtroppo per il prossimo trimestre è prevista un piccolo aumento del costo dell'energia elettrica, mentre il costo del gas rimarrà invariato. Partono i saldi, quali i consigli che possiamo dare ai cittadini? Beh, i consigli sono sempre gli stessi, ormai gli utenti sono stati istruiti bene dalle associazioni dei consumatori. Occorre verificare bene il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Anzi, invitiamo i cittadini a verificare bene se queste norme vengono rispettate, a denunciarle alle associazioni dei consumatori, all'ADOC oppure addirittura alla Guardia di Finanza per denunciare, perché sono comunque comportamenti illegittimi. Ci sono già delle previsioni per quanto riguarda appunto la corsa ai saldi? Beh, guardi, previsioni sono state fatte addirittura di una riduzione della spesa per i saldi, però aspettiamo delle misurazioni ufficiali.